Ciao amiche, oggi vi farò un video con la mia modello Alba. È un video un po' semplice, un trucco molto molto leggero, perché lei dovrà fare un video dove è una ragazza molto ingenua, quindi è una cosa molto molto chiara. Andiamo. Prima di tutto usiamo una base. Usiamo una base chiara per gli occhi. Sai quello che sempre vi ho detto del discorso? Di mettere qualcosa di crema nella base per gli occhi, perché così fa prima di tutto che il trucco dure molto molto di più. E l'altra cosa che dà molta più lucentezza, secondo me. E noi dobbiamo sempre essere radiose. Quindi mettiamo tutto questo chiaro. È una base più chiara di quella che ho usato per lei. Anche un ombretto in crema beige, quello che possiamo trovare, che abbiamo in casa o che compriamo in giro. Deve essere sempre più chiara del suo tono di pelle. Una, due toni sarebbe l'ideale. Poi mettiamo un ombretto beige sopra la crema che abbiamo messa, o l'ombretto in crema. Se ho un ombretto in crema, sai perché io do comunque sempre la passata di ombretto in polvere? Vedete la differenza? Perché questo tende dopo a sbavare, a diventare un po' più, come posso dire, non dura il trucco, ecco. Inizia ad andare su e giù e dappertutto. Invece mettendole la polvere, lo vedi che fa quasi di colla, attacca tutto il trucco e lei starà così per tutte le riprese. Dopo mettiamo un po' di marrone, pochissimo, per darle un po' di contrasto. Qui. Ok, poco poco. Questo è già tanto, devo sfumarlo un po', che io lo voglio ancora più chiaro. Mettiamo un po' qua nell'arcata. E qua. Dopo li metto un po' di un colore un po' più lucido qua sopra dobbiamo metterli un beige, ma più luminoso di quello che abbiamo messo sotto. Ok. Adesso gli do l'eyeliner. Mi guardi di là? Lo faccio molto molto sottile, non faccio niente della metà in fuori. Ok? Stesso. Vedete la metà in fuori.
tantissima mascara. Si ricorda quello che le dico sempre, ragazzi, vero? Fuori e dentro. Fuori. E dentro. Fuori e dentro. Oggi userò un blush in crema. Lo fa la MAC, che a me piace veramente tanto. Così. Allora, la differenza in questo qua in crema e quello in polvere è che questo in crema dà l'idea più di porcellana, diciamo, perché cosa fa? I pori lo assorbono e lui va dentro senza lasciare alle volte la macchiolina che lascia la polvere. Non vuol dire che la polvere non sia un bel prodotto, però questo dà una sensazione, sembra più naturale, ecco. Quella è la parola giusta, come lei farà un video, due punti qua, che sono quelli che le fanno la luce. Non li metto al nude perché ho paura che sia troppo poco. Le mettiamo un rosa. Cosa può essere questo qua? Rosa antico, sì, chiamiamolo così. Anche se io la vedrò, io Adele la vedo più con un rosso fuoco perché ha gli occhi chiari, però il personaggio d'oggi per lei deve essere un po' più. Un po' meno aggressiva, ecco. Poi comunque lo sai che io adoro il nude, un po' di nude glielo do. Sempre della MAC. Il trucco è pronto. Ciao amiche.